Amici di Clarinet Online, buonasera a tutti e ben ritrovati per questo nuovissimo appuntamento di incontri con il maestro, ma questa sera sarà incontro con i maestri. Anzi, io direi incontro con una regione magnifica, con dei maestri magnifici di una regione magnifica d'Italia che è la Sicilia. Questa sera è una puntata speciale perché ospitiamo tre clarinettisti davvero eccezionali, tre amici del clarinetto italiano che hanno realizzato davvero grandissime cose nella loro terra e che vogliamo raccontarvi insieme a loro. Allora, io sono subito pronto a condividere la schermata con tutti loro ed eccoli qui: Marcello Caputo, Carmelo Dell'Acqua e Giovanni Mattagliano. Buonasera ai nostri Ciao. ospiti. Ciao. Ciao. Baciamo le mani, amici. Un E buonasera, abbraccio. maestro Piero Vincenti, presidente dell'Accademia Italiana del Clarinetto. Piero, Ciao a tutto tutti. bene? Tutto Ciao. benissimo. Io stasera sono ultra felice di vedere in contemporanea tre grandissimi amici, ma soprattutto tre persone, tre colleghi che stimo veramente tantissimo. E chi mi conosce lo sa perché lo dico sempre. È un piacere vederli tutti insieme e questa sera poter parlare delle cose meravigliose che loro fanno nella loro splendida regione, ma non solo, perché sono comunque realtà conosciute a livello internazionale. Questo, ovviamente, da presidente dell'Accademia Italiana del Clarinetto, mi inorgoglisce quando si parla di tradizione italiana. Voi lo sapete, oramai sono 20 anni che vi rompo le scatole, per cui per me è una grande gioia e un grande orgoglio quando parliamo di questo. Ricordo a tutti gli amici che ci ascoltano di condividere assolutamente in maniera imbarazzante e devastante questa diretta su tutte le pagine Facebook. Se no, questa sera succederà una strage a livello di ance e quant'altro, e non aggiungo altro. Ci Questo metterei pure i è un cuscinetti io stasera. suggerimento. Un suggerimento. Adesso mi taccio assolutamente perché dobbiamo lasciare spazio ai nostri ospiti e quindi a te, Angelo, la parola. Grazie Piero. Io rinnovo l'invito fatto da Piero a tutti voi di condividere questa diretta, di seguire la nostra pagina Clarinet Online, che ormai è diventato un appuntamento davvero molto molto bello e simpatico per tutti i clarinettisti, non solo italiani, perché vedo anche degli stranieri che nei commenti ci salutano. E allora inizierei subito Scusami con Angelo, ti rompo sì, dimmi. subito, ma devo assolutamente salutare prima di tutto il mio caro amico Angelo Teora che ci segue. Ciao Angelo, e Lara Diaz, che è una grande amica dell'Accademia Italiana del Clarinetto da Salamanca in Spagna, e il grande Giuseppe Testa, oltre a tutti gli altri. Ciao a tutti. Grandi, grandi, ciao a tutti. Allora, io direi di iniziare subito con Marcello Caputo, che ho avuto, diciamo, il piacere e l'onore di conoscere lo scorso anno al Festival Europeo del Clarinetto e che, diciamo, dirige questa orchestra siciliana di clarinetti, di cui è possibile apprezzare sia su Facebook ma anche su YouTube le esecuzioni, le performance. Una davvero una bellissima realtà che ha ospitato nomi importanti anche come solisti. Marcello, ci vuoi raccontare questa magnifica esperienza dell'Orchestra Siciliana di Clarinetti? Grazie Angelo, l'onore è mio di averti conosciuto. L'orchestra nostra è stata fondata nel 2016. Siamo un gruppo di una cinquantina di elementi ed è nata da una mia idea, condivisa con un gruppo di amici clarinettisti. Abbiamo fatto subito una riunione. Noi le riunioni le facciamo, sapete benissimo, facendo una cena. Abbiamo fatto questa bella cena e di cui in questa cena abbiamo parlato di questa idea di fare questo gruppo grande di clarinetti, di questo ensemble di clarinetti grande. L'idea è stata concepita non tanto dagli altri gruppi di clarinetti che già si sentivano in giro, ma dall'idea che con la finia del clarinetto si poteva ottenere lo stesso risultato, diciamo,
simile a un'orchestra d'archi. E quindi da lì siamo partiti, abbiamo chiamato un po' di amici, dice che facciamo, partiamo, facciamo questa, siamo partiti con questa iniziativa e abbiamo organizzato la prima prova. Devo dire, la prima prova è stata veramente con i ragazzi giusti, c'era l'ambiente giusto e il suono che ho sentito quella sera tirar fuori dai ragazzi nella prima prova è stato qualcosa di indescrivibile. Era come se un piccolo sogno si realizzava, no? Naturalmente ho fatto parte di gruppi più piccoli di ensemble di clarinetto, però la differenza sostanziale che c'è fra un gruppo piccolo e un gruppo grande è che il gruppo grande ha bisogno di un direttore. E lì, un po' parlando con i ragazzi, mi sono cimentato nella situazione di fare il direttore. Ecco, io non ero un grande direttore all'epoca, non lo sono neanche adesso, però mi sono tuffato in questo mondo della direzione perché nella prima prova sentivo questo suono bello, questo suono dell'orchestra, però dentro di me non riuscivo a far fare ai ragazzi quello che volevo. Ho detto io, ma qua c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, e allora lì ho detto mi devo iscrivere a fare un corso di direzione. E da lì sono partito, sono andato al conservatorio di Messina, al Corelli, ho cominciato a fare dei corsi col maestro Della Fonte, con cui ho fatto un percorso di 3 anni e mi ha dato veramente una mano perché durante l'esperienza delle prove, perché noi proviamo ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni i nostri ragazzi fanno veramente grandi sacrifici perché abbiamo i ragazzi che vengono da Capo d'Orlando, tutta la Sicilia orientale, ad arrivare fino a Noto, la parte bassa della Sicilia. Marcello, dove fate le prove? Noi facciamo prove a Giardini Naxos. Abbiamo scelto un punto a metà strada. E lì ho detto, ma con tutti questi ragazzi professionisti, perché comunque è tutta gente che suona bene, ho detto io non posso rimanere con un livello basso di direzione, e quindi mi sono, diciamo, perfezionato. E da lì siamo partiti con questa esperienza e ci siamo portati avanti, abbiamo fatto dei concerti con dei solisti importanti, abbiamo costituito l'associazione. Naturalmente non è facile portare avanti un gruppo così grande perché ci vuole veramente tanta forza di volontà sia da parte nostra che da parte dei ragazzi. Abbiamo costituito un'associazione, abbiamo fatto un direttivo. Il direttivo è formato da persone, musicisti spettacolari, fra cui saluto tutti, saluto il presidente Savoganci che Piero conosce, anche tu Angelo conosci, un Grande, grande salvo. grande bravo. E niente, da qua siamo partiti, abbiamo fatto il primo CD, abbiamo fatto il primo CD, siamo partiti con l'idea dell'orchestra di clarinetti come l'equivalente di un'orchestra d'archi, infatti all'inizio suonavamo senza percussioni, anche perché ci veniva anche più facile magari spostarci, fare i concorsi. Poi abbiamo un po' allargato le idee, perché la verità è che i cori di clarinetti, le orchestre di clarinetti, la maggior parte suonano tutte trascrizioni di pezzi famosi. Essendo un gruppo così grande, è più indicato a suonare pezzi fatti per orchestra. Infatti, abbiamo alle spalle pezzi come Capriccio Spagnolo, come La Forza del Destino di Verdi, Ah, Glinka, un bel po' di cose. non nominiamo cose che non vanno nominate, maestro Caputo. Questo è vero. Quindi una domanda da ovviamente interessato, anch'io è qualche anno che seguo le orchestre di clarinetti. Voi fate un repertorio, quindi comunque fino ad ora avete fatto la scelta di fare e fate trascrizioni, arrangiamenti di qualità indubbiamente, ma non avete ancora, non vi siete dedicati o comunque non avete ancora interesse a stimolare un repertorio
nuovo scritto per voi? Siete ancora sulla, diciamo, sulla scena? Abbiamo suonato anche dei pezzi originali scritti per coro di clarinetti, però come ti dicevo prima, i pezzi originali per coro di clarinetti è una cosa, cioè i pezzi originali sono scritti per 8 strumenti, noi siamo 50, quindi anche il pezzo originale in quel caso diventa non originale, è come se lo smembrassimo un po', lo amplifichiamo tantissimo, quindi bisogna scrivere dei pezzi apposta per la nostra formazione. Questo credo che, anzi, possiamo approfittare per fare un invito a tutti i compositori che ci ascoltano o a cui arriva la notizia, che secondo me sarebbe estremamente interessante pensare ad una letteratura, a un repertorio originale proprio pensato per un ensemble di queste dimensioni, perché giustamente normalmente i cori di clarinetti, quelli più tradizionali, sono sempre intorno ai 15 elementi indicativamente, no? Come numero medio, e quindi chiaro, rispetto a 50 persone dal punto di vista sonoro e timbrico le cose cambiano, quindi sarebbe interessante se si muovessero i nostri amici compositori. Mi raccomando, datevi da fare, c'è l'Orchestra Siciliana di Clarinetti, un ensemble di grandissimo livello, cercate di scrivere della bella musica per questa bella orchestra. Mi volevo collegare a quello che dici tu, il fattore che un numero così grande, infatti la soddisfazione più grande l'abbiamo avuta quando abbiamo accompagnato il maestro Calogero Palermo in un concerto con la registrazione live. Ancora mi ricordo la telefonata dove Calogero mi disse: Marcello, sai, io non sono molto convinto che così con tanti clarinetti verrà un lavoro fatto bene. A quel punto disse a Calogero: ti devi fidati, sarà un'esperienza bellissima. Il concerto di quella sera, è stato magia per il pubblico. Ci siamo divertiti insieme trovando musica, colori, sintonia con tutti i nostri ragazzi. Sono stati quattro giorni veramente di prove stressanti, perché il maestro Palermo è una persona molto, molto esigente, e mi ricordo a un certo punto, dopo il quarto giorno di prova, che una persona che tu ben conosci, uno del nostro direttivo, che si chiama Luigi Zimmitti, si gira verso il maestro Palermo e gli fa: ma cavolo, ma la puoi sbagliare una nota ogni tanto? È stato veramente un concerto strepitoso. No, confermo, io ho ascoltato quel concerto e ho ascoltato l'Orchestra Siciliana di Clarinetti, siete veramente bravi, e quel concerto è stato magico. Poi il grande Calogero Palermo, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci ha messo, diciamo, la sua ciliegina sulla torta e le sue rifiniture da grandissimo qual è, quindi realmente stai facendo e state facendo tutti insieme un grandissimo lavoro, importantissimo, che è assolutamente da invidiare e da seguire. Però c'è un compositore che ti sta tirando un po' le orecchie, Marcello, che è Gemino Calà, che ha detto, giustamente, sì, ha scritto un brano per l'Orchestra Siciliana di Clarinetti, dal titolo Frastoni, e tu non lo dici, e lui giustamente lo dice. Gemino è un grande amico mio, lo suoneremo presto questo pezzo. Allora, Gemino, non ci conosciamo, ma mi scuso, Gemino, io per conto, Gemino. Ok, scusami, mi scuso io per conto di Marcello. Comunque, Marcello, abbiamo anche capito perché Luigi ci dice: dillo qual è il nostro stimolo, dillo. Penso che poi ci dà anche la risposta, la cena dopo le prove. Certo, mi sono dimenticato a dirlo. Poi noi ogni 15 giorni facciamo la prova, però la cena è obbligatoria. E poi con il grande Luigi, ciao Luigi. Luigi può saltare la prova, ma la cena non salta. Assolutamente. È un grandissimo. Marcello, quali sono i prossimi?
Volevo dire una cosa, ci tenevo a dire questo, volevo ringraziare te, Angelo e Piero per l'anno scorso, come abbiamo detto prima mi avete invitato a dirigere un gruppo fantastico, l'Italian Clarinet Consort, di cui voglio salutare tutti i componenti che mi hanno sopportato in quei 4 giorni a Camerino, tra cui Rocco, Leontino, Paolo... Spero che mi ricordo tutti, Michele, Marcio, Teresa, tutte le ragazze che ci sono, gli mando un grande abbraccio. Grazie. Dicevo, Marcello, grazie. Quali sono i prossimi progetti della vostra orchestra? Come il Covid ha complicato un po' la situazione? Immagino ovviamente che non state provando, e come pensate di riprendere? Qual è la situazione? Ecco. I nostri progetti, avevamo un concerto importantissimo quest'anno al Teatro Vittorio Emanuele, sempre con Calogero, Palermo come solista, e subito dopo dovevamo inaugurare una stagione con Pierino il Lupo, con Nini Bruschetta come attore. Sono saltati purtroppo, ma penso che li riprenderemo l'anno prossimo. Perfetto, perfetto. Va benissimo, io intanto ti ringrazio. Volevo ringraziare anche i solisti che ho accompagnato, e li volevo salutare, Sergio Bosi, Giampiero Giumento e Giovanni Mataliano, che è qui con noi. Sì, grazie. Sì, che ascolteremo tra un po'. Grazie Marcello, io direi di passare al nostro prossimo ospite, poi magari se ci saranno delle domande torneremo anche a parlare di te e dell'Orchestra Siciliana di Clarinetti. Sì, ovviamente Marcello rimani con noi, Sì, resta con noi. Perfetto. E passiamo a salutare e a presentare il maestro Carmelo Dell'Acqua, che ci parlerà della magnifica realtà del Calamus Ensemble, anche questa realtà 100% siciliana, bellissima, grandi successi. Carmelo, cosa ci vuoi raccontare? Lasciami dire, una forza della natura, Carmelo, è unico assolutamente, una forza della natura, e ha trasmesso un'energia al suo Calamus che è impressionante, guarda, sono veramente impressionanti, allora, in senso positivo. Buonasera, saluto intanto la comunità dei clarinettisti che è collegata in questo momento. Saluto naturalmente i miei colleghi, te Piero, ma soprattutto Angelo Semeraro, che l'ho, come dire, riscoperto, perché ho visto che il suo profilo Facebook si chiama El Fantastico, se non sbaglio. Sì, sì, quindi, diciamo che cerco di mantenermi basso con gli aggettivi. Qualcuno ti ha chiamato anche Pippo Baudo, quindi dico... Sì, ormai ci siamo. Io aspetto la chiamata in Rai, sto aspettando, ma spero che con questo clarinetto online arrivi, insomma. Benissimo, allora io non so da dove iniziare, perché quando Piero mi ha chiamato sono stato quasi 2 giorni a pensare, adesso cosa gli dico, da dove inizio, dalla fine, dall'inizio, perché la storia nostra è un po' inizia nel 1988. Il primo Calamus era formato da 3 persone: Salvatore Ciccotta, docente di clarinetto a Trapani, e Vincenzo Paci, il primo clarinetto della Fenice, che è del mio paese, di Campobello di Licata. Io sono nato nelle Isole Eolie a Salina, ma i miei poi si sono trasferiti lì e ho incontrato questi due grandissimi musicisti, e abbiamo iniziato a fare il Calamus, primo concerto ufficiale della storia, 1989, Castro Filippo, in provincia di Agrigento. Sud Europa, molto sud. Dopodiché le cose vanno avanti per un po', e io riesco nel 93 a, come dire, dalla scuola media passo al conservatorio di Catania, e gli allievi iniziano a suggerire: maestro, ma perché non suoniamo insieme? Dico: ma siamo solo clarinetti in si bemolle, e che ci fa? E da lì abbiamo iniziato un percorso che è stato sempre in crescendo, cioè non si è mai fermato, e ultimamente ancora di più, perché, come dicevi tu, sarà l'energia, sarà il fatto che suoniamo repertori immensi, noi non abbiamo un limite. E quindi questo ha portato il Calamus nell'ultimo periodo, negli ultimi 3 anni, soprattutto per la forza degli allievi,
Considerate che il Canamus è un gruppo formato da clarinettisti siciliani, vengono dalle province di Catania, Ragusa, Siracusa e Enna, e quindi sono tutti allievi che fanno parte delle scuole di clarinetto del conservatorio. Quindi ci sono alcuni ex allievi che tornano, allievi che già sono grandi, sposati, con figli, ogni tanto vengono e suonano con noi. Uno in particolare c'è stato sempre dall'inizio, si chiama Salvatore Sapienza di Santa Maria degli Ammalati, che suona anche nell'orchestra di Caputo, di Marcello. Quindi è un luminare del mondo clarinettista. Clarinetto. Quindi il nostro problema, a differenza dell'orchestra di clarinette, è che noi abbiamo solo clarinetti bassi da un lato e tutti i clarinetti in si bemolle che vogliamo. Ma mi sono posto e imposto un limite. Io non voglio dirigere, e quindi noi abbiamo solo 10 leggie a disposizione. In ogni leggia possono stare 3 clarinettisti. Superato 30 non ne accettiamo più. Vengono eliminati. Perché considera gli spostamenti, le prove, l'organizzazione, le telefonate. Questo diventa veramente un lavoro assurdo. Io volevo dire due cose prima di concludere il mio intervento. Naturalmente io sono grato e sono in una condizione di gratitudine intanto per gli allievi che ho a disposizione, che mi seguono, che mi ascoltano e fanno sì che questi progetti si possano realizzare. Poi sono grato a una persona che ho incontrato all'inizio della mia attività, che è anche lui adesso un ex allievo perché lavora a Varese, che si chiama Marco Monitto, e lui ha arrangiato più di 400 partiture per Calamus. Cioè, dico 400 significa da Hildegard von Bingen a Led Zeppelin, da Handel a Jaco Pastorius. Non abbiamo limiti, abbiamo accompagnato danzatori, cantanti, chitarristi, bassisti elettrici, trombettisti. Cioè, se qualcuno mi dice voglio suonare cornamusa, gaita galiziana, noi diciamo sempre di sì, proviamo, vediamo che succede. Poi la cosa, se funziona, va avanti, oppure come tutte le storie finiscono. E quindi la nostra forza ci ha portato a il conservatorio dove io insegno. Dal 2005 mi ha affidato un laboratorio Calamus, si chiama Laboratorio Calamus, di 30 ore, e questo mi consente da febbraio fino a giugno di fare all'incirca 12-14 prove il venerdì mattina, è il luogo dove noi proviamo. Quindi diventa per noi un cantiere dove in tempo proprio reale proviamo le partiture, se ci sono modifiche da fare, Monitto le cambia quasi in tempo reale. Dico, oh, il quarto canetto non funziona, il terzo è troppo alto, ci sono note stonate, e quello si mette con sto finale e mi manda le partiture. Cioè, questa è una cosa impressionante e io devo essere grato a lui. Ma a questa fortuna che lui c'è stato, perché gli arrangiamenti per soli clarinetti sono in quartetto, non di più. Ma la vera, come dire, la vera svolta è successa, che è venuto Paolo De Gasperi, il clarinettista basso, bravissimo, e è venuto da noi, è stato 2-3 giorni, abbiamo fatto un corso e lui mi diceva: Carmelo, dovete aprirvi, dovete andare all'estero, dovete invitare persone, non potete stare, siete bravi, state chiusi qua. Da lì abbiamo cominciato. Nel 2004 andiamo in Germania in un festival internazionale vicino a Norimberga, niente, non è successo niente, abbiamo suonato benissimo. Poi nel 2016 andiamo al famoso European Clarinet Festival di Camerino, non so se ti ricordi, Pier. Mi ricordo, perché avete portato il terremoto pochi giorni dopo, è arrivata una scossa del 6.5. Perfetto. Nel 2017 si lì va... Qualcosa, scusami Carmelo, lì qualcosa è successo. Che peggio di così. Lo so. Poi nel 2017 invece andiamo finalmente invitati, grazie a Paolo De Gasperi, da John De Beer e il suo Capriccio Ensemble, andiamo a Haugesund in Olanda e facciamo la prima esperienza seria con un gruppo serio, direttori, e John De Beer, sapete cosa ci ha detto durante le prove? Ma potete insegnare a suonare come suonate voi con questa energia? E dico, come si fa a insegnare questa cosa? È impossibile. Cioè, perché gli olandesi sono
bravi, ma sono inquadrati, fermi, non si muovono, non parlano. E noi tutti, e loro sono impazziti. Sì, Carmelo, a sì. John dovevi dirgli: diminuisci la birra e aumenta il peperoncino, che quella è la vera differenza che fa. Non ho potuto, Piero, non ho potuto dire quello che pensavo perché era troppo complicato. Nel 2018 inizia la svolta, questa è storia. Andiamo alla Clarinet Fest di Ostenda, 15 del Calamo Spartano, si avventurano. E lì entriamo in un contesto che io quando ci penso mi emoziono. In 4 giorni abbiamo sentito concerti di Cooper, McGill, Balderieu, Daniels, Henry Mariner, Paul Meyer, Paquito de Rivera, Gerard Friedman, Pickley, Annette Cohen e Corrado Giuffredi. Cioè siamo impazziti, dico, ma che succede? Ma dove viviamo? Basta. Continuiamo la storia. C'erano tutti gli stand degli strumenti, le ance, sai, tutte le zone dove tutti suonano, tutti i concerti, tutte le scale, però non si capisce niente. Allora io vado il secondo giorno nello stand di buffet. Allora nel mio inglese siciliano a uno di loro dico: chi comanda qua? Chi comanda qua? Proprio così. E lui l'ha capito. Dici: i soldi. E dov'è i soldi? Dici: vieni pomeriggio. Ok, io dico pomeriggio, ritorno. Ritorno pomeriggio e parlo con i soldi. E gli ho detto la verità, io sono siciliano, lavoro a Catania, suono il clarinetto e coordino un gruppo che potrebbe dare energia elettrica a tutta Ostenda per una settimana. Ma viviamo troppo lontani, dico, ho bisogno di qualcuno che arrivi giù e noi dobbiamo stare fermi là. È l'artista che deve venire da noi. Oh, lui mi ha detto: che problemi ci sono? Dici: ti aiuto io. Da quel momento Buffet è diventato nostro partner e ci aiuta a far venire gente come Vincenzo Paci, è venuto Giovanni Punzi, è venuto Antonio Capolupo con la Selmer. Cioè praticamente loro arrivano da noi, stiamo 4 giorni e stiamo insieme a loro a fare lezioni e provare più il concerto. E questa è stata una svolta epocale per noi. E perché Carmelo, Giancarlo è lucano, Lui si Sì. chiama Isoldi, ma Giancarlo è lucano, quindi ti ha capito perché siete comunque vicini e del sud, per quello. E devo con l'occasione ringraziare anche Giuseppe Scattareggia perché è di una gentilezza, di una presenza impressionante. Noi, grazie a loro, adesso, come dire, anche Bescone da Dario come dire, si è accorto di noi. Adesso noi abbiamo dovuto sospendere gli ultimi concerti, le ultime attività che vanno dal 1 marzo. Il 1 marzo noi avremmo dovuto ospitare Michele Mangani con un concerto monografico al Teatro di Donna Fugata, diretto da lui con musiche di Mangani. Quindi Mangani dirigeva Mangani, ma non è mai arrivato. Quindi lo faremo un'altra volta. Il 24, 25, 26 marzo sarebbe venuto da noi Kevin Spagnolo. Il premio Ginevra, e avremmo fatto un concerto a Noto per l'associazione Città Concerti di Noto nel Palazzo Nicolaci, palazzo bellissimo. Mentre ad agosto dovevamo andare insieme a Giovanni Punzi solista a Győr nel Festival Ungherese con una prima esecuzione di Alexis Czyesla, non so come si pronuncia, e sarebbe stato fantastico, ma lo faremo questo a Catania. Io volevo anche ringraziare i luoghi, le persone che ci fanno esistere, sono il Conservatorio di Catania perché io posso provare lì. Abbiamo un direttore adesso che si chiama Epifanio Comis, che è una forza della natura, è molto vicino e molto attento alla realtà musicale del Conservatorio. Poi abbiamo un teatro in Piazza Università che si chiama Teatro Machiavelli. E le persone di Grazia Pulvirenti, che è il presidente, e Riccardo Inzola, invece, che è il coordinatore artistico, ci fanno provare e le masterclass le possiamo fare là dentro. Ma devo ringraziare anche Cappellani Megastore, grandissimo imprenditore, che ci fa provare e ci dà l'auditorium per fare no le nostre cose. Carmelo, facciamo una puntata dove ci fai lezioni di marketing a tutti quanti, ragazzi. Hai fatto più pubblicità tu questa sera che Canale 5 in 2 mesi. Ma tu lo sai che Incredibile.
ho Facebook da 2 anni e ho capito alcuni ingranaggi. Senza Facebook non saremmo qua a parlare. È vero. Io devo rivedere tutto, allora devo rivedere tutto, e vengo io 4 giorni da voi, ma imparare da te a fare marketing, non a suonare. Piero, io penso che c'è una frase, voglio parafrasare, una frase di Quintiliano: i ragazzi non sono vasi da riempire, ma fiamme da accendere. Bisogna trovare la forza e il sistema per farli appassionare alla tua idea. Allora fanno tutto, ma deve essere una passione condivisa e non ci deve essere una gerarchia. Io non comando, io faccio solo telefonate. Pronto? Oh, com'è finita? Dove sei? Poi volevo dire l'ultima cosa e poi stacco perché si è fatto tardi, che in tempo di quarantena abbiamo avuto tutti, anche voi credo, un momento di smarrimento, ci siamo sentiti male perché non si capiva più nulla. Adesso dico, che succede? E allora devo ringraziare l'amico Giovanni, che lui è siciliano di Palermo e quindi ha energia, ne ha pure da vendere. Dice: Carmelo, facciamo un pezzo insieme. E come si fa questo pezzo insieme? Tu stai là, lo facciamo, questi video collettivi. E da lì abbiamo iniziato una sequela di video e ne usciranno altri allucinanti. Bene. Vi dico l'ultimo, che noi abbiamo fatto Luz di Mattaliano coinvolgendo Capolupo, Punzi e Lucci, e anche Mattaliano e me e tutto l'ensemble Carlos, eravamo non so quanti. Poi abbiamo fatto un pezzo di Mangani perché ho sentito una pubblicità di Eufonia, da Silvio, e c'era una colonna sonora molto bella. Dico, ma che cos'è sta cosa? Ma l'hanno scritta per il matrimonio di un amico di Michele Mangani. Allora ho chiamato Michele, dico, ma io la voglio pure. E ce l'ha arrangiato. Oh, 42.000 visualizzazioni. C'è una cosa pazzesca. Siamo rimasti. E poi tu. Allora, adesso, che dopodomani, questa è una bellissima notizia, il comune di Catania riapre ai concerti. Il Calamus a Palazzo Platamona alle 11 suonerà per la prima volta dopo il 1° di marzo e farà questo concerto. Siamo in 20 e non proviamo dal 25 di febbraio. Un programma dove c'è concerto di Arti Show, una sinfonia di Federico di Prussia, mercadante concerto. Non so cosa succederà perché dovremo stare a 2 metri di distanza, ma ce la faremo. Assolutamente, in bocca al lupo. Grande, grande Carmelo, grazie. Sei un fiume in piena praticamente. Grazie, grazie, grazie. Allora, abbiamo il grande Giovanni Mattaliano, che vedo pronto. Ti ringrazio. Per invaderci anche lui e parlarci del grande festival, il Clarinet Sicily Festival. Giovanni, come stai? Tutto bene? Sto benissimo e mi sto godendo le espressività di Carmelo, di Marcello, che abbraccio idealmente, anche se con Marcello e Carmelo ci siamo abbracciati tante volte. Un abbraccio immenso a Piero e a te. E ti rinnovo i miei auguri per il tuo compleanno di qualche giorno fa e per la vostra bellezza infinita, che ho avuto il piacere di incontrare ormai in tante occasioni, perché l'Accademia Italiana del Clarinetto è veramente una delle realtà mondiali che irrorano il cuore di tutti coloro che vi mettono piede, perché Piero insegna appunto il marketing più bello della generosità, e su questo argomento si potrebbe veramente dire tantissimo, perché colui che veramente irrora il mondo della bellezza. Non lo dire, Giovanni, scusami, perché sennò pensano che. No, stavo approfondendo, invece no, lasciami dire, perché è il generoso è colui che ama particolarmente la propria terra, e quindi il genio e il generoso amano la propria terra e la rendono produttiva. Ho fatto delle ricerche in merito e questa cosa è molto bella, per cui ci lega tutti all'Italia, ci lega tutti all'espressività del cuore italiano. Allora, insomma, detto ciò, tra l'altro ho conosciuto Piero nel 1994, poi per 20 anni non ci siamo più incontrati, perché lui mi premiò a un premio a Reggio Calabria, come si chiamava questo paese, Lamezia Terme, alla Lamezia Terme.
Io avevo allora un duo, clarinetto e pianoforte, suonavo la sonata in fa minore di Brahms e la sonata di Bernstein. Poi nel 95, mentre facevo la prima dell'Ebony Concert in Sicilia, con l'Orchestra Musica Contemporanea, fu una produzione bellissima, ebbi il piacere e l'onore di incontrare Ciro Scarponi e lì dissi che conoscevo Piero e lui fu così felice, insomma. E l'emozione del mondo dell'arte continua. Intanto volevo salutare i miei grandi amici, e qui ce ne sono tantissimi, Giuseppe Tesla, di cui adesso parleremo un attimo del nostro festival, di questo festival che è andato avanti con l'amore di tutti. José Daniel Cirigliano, volevo abbracciare il grande Gemino Calà, di cui si parlava poc'anzi. Gemino è uno dei grandi improvvisatori siciliani, ha anche lui un'attività nazionale e internazionale incredibile, è un grandissimo compositore. Poi volevo salutare Alessandro De Blasi, che è sempre presente, è un caro amico, Raffaella Marino, che mi collabora ogni tanto con l'ufficio stampa, Rodolfo La Banca e via di seguito. Poi ci sono tantissimi amici che vedo e vi ringrazio per la vostra presenza. E quindi cosa dire? A proposito del marketing, siamo in un periodo in cui l'idea del marketing, quindi l'insieme dell'editoria, l'insieme del grande suono della storia, quindi dei grandi repertori, ritornano perché abbiamo la necessità di ricreare, diciamo, questa idea del Global Village, di cui tanto si parla, i contatti immediati tra persone di qualsiasi parte del mondo. Questa è una delle cose più belle, secondo me, nel nostro periodo storico. Io mi pregio di far parte di questo periodo storico, ecco, essere nato in questo periodo, nel periodo a cavallo tra il Novecento e l'inizio di un nuovo millennio, perché comunicare con un inglese, comunicare con un indiano, comunicare con un americano e con tutti in tempo reale è una delle cose più belle, diceva poco fa Carmelo, a proposito dei social, di Facebook e quant'altro. Riusciamo in un attimo a costruire una produzione, un progetto. Per cui, tornando anche all'idea di marketing, il marketing si crea nel momento in cui c'è un atto di generosità. Qui mi ricollego alla bellissima anima di Piero, che da tanti anni porta avanti la sua attività con grande gloria e riconoscenza. Il festival, che è uno dei festival che ho ideato in questi miei circa 40 anni di carriera, il Clarinetti City Festival, nato nel 1917, l'ho ideato in realtà nel 2012 insieme a Nini Pedone, durante la prima commemorazione a Tony Scott, che fu realizzata a Salemi, insieme alla collaborazione della moglie di Tony Scott, Cinzia, una grandissima coreografa, una persona squisitissima. Realizzammo questo primo festival, tra l'altro dedicato al primo festival che adesso è giunto, mi pare, alla settima edizione, primo festival dedicato a Tony Scott, che è uno veramente dei più grandi interpreti clarinettisti della storia della musica, del clarinetto. Lui era un grandissimo arrangiatore, aveva lavorato per circa 10 anni con Billie Holiday, era un grande amico di Charlie Parker, aveva abitato per 8 anni nello stesso pianerottolo ed erano fraterni. Tra l'altro la moglie conserva degli inediti realizzati da Charlie Parker. Questo l'avrei voluto dire a John, che ama tantissimo anche lui Charlie Parker, perché veramente è stato un grande innovatore. Dicevo, conserva degli inediti che sono degli scarti che Charlie Parker buttava via dopo alcune registrazioni che faceva, e Tony Scott li raccoglieva. Quindi la signora Cinzia Scott, la terza moglie di Tony Scott, ha a casa tanti inediti, insomma, fantastici, che però non dà a nessuno, non regala a nessuno. Il Clarinetti e Sicily Festival è un'idea che dicevo, appunto, era nato a Salemi.
Quindi io scrissi questo festival insieme a Nini e poi lo presentammo al comune. Ma il comune in quel periodo non aveva i fondi e allora accantonammo l'idea. Nini Pedone è un altro dei grandi clarinettisti, compositori siciliani, perché la Sicilia è ricchissima di talento e di creativi, creativi di tutti i generi, creativi che stanno in ombra, creativi che vivono con grande solarità, produttori di idee che sviluppano per sé e per i propri familiari, i propri amici, che la Sicilia è vera la parte bassa dell'Italia, ma è anche, come dire, un piano d'appoggio da cui partono vari razzi, ecco, si va verso lo spazio, verso la luna, verso immaginazioni pure incredibile. E ora devo dire che il 20% viene fuori di tutto quello che è il patrimonio del talento siciliano, il 20%, perché essendo una terra pure particolarmente bella e stupenda, è un'oasi infinita, ha 390 paesi, è un mondo enorme, non è facile uscire da qui, non è facile, devo dire. Per cui prima, come sappiamo, si emigrava, l'idea era quella di andare fuori e magari non tornare. Ormai si viaggia, si va e viene, anche se gli aerei ancora non hanno un prezzo, un costo bassissimo, come in altre nazioni. Dovremmo pagare 20 euro una corsa tra Palermo e Roma. Quindi il Canati City Festival poi ritorna nel 2006-15, quando rincontrai Vincenzo Paci a Camerino, grazie all'invito di Piero. Ho tenuto un concerto con una mia produzione, sia Quell'Unico Fiato, con mie musiche, improvvisazioni, fotografie di Giuliana Torre e poi delle basi, insomma. E lì incontrai Vincenzo, ho conosciuto Remo Pieri, ho conosciuto altri clarinettisti, insomma, mi sono avvicinato al mondo, ancora di più al mondo del clarinetto, come dal punto di vista delle rassegne, perché in realtà non vi partecipavo tanto, perché ho sempre lavorato per conto di mie associazioni concertistiche, di produzioni teatrali. Io a 18 anni ho fatto anche l'editore, per cui per 12 anni sono stato un editore discografico di piccole etichette indipendenti, editavo tanta musica, avevo contatti con tantissimi compositori, quindi seguivo poi dei compositori con dei miei gruppi. Avevo allora il Trio Strabber, l'Ensemble Fenicia, l'Orchestra Musica Contemporanea, che è stata un'idea realizzata insieme ad altri tre compositori improvvisatori siciliani, tra cui Gaetano Randazzo, Orazio Molgeri ed altri personaggi. Ed è stata un'esperienza per me meravigliosa. Conoscere e studiare il mondo dell'editoria, che è la base, sicuramente, lo dico sempre, della conoscenza e della convinzione del punto d'arrivo e del punto d'incontro con tutte le storie possibili e immaginabili dell'arte. Per cui io dico sempre anche a tutti i ragazzi che ci avvicinano, che noi seguiamo sempre con tanto amore, attenzione, dedizione, di appassionarsi alla storia dell'arte, alla storia della musica, di appassionarsi alla letteratura, appassionarsi a qualsiasi fonte scenica, perché sicuramente le origini italiche, che sono tra le più belle, tra le più invidiate al mondo, le origini italiche in un attimo producono genialità e bellezza, perché come amiamo noi la nostra terra, probabilmente, non, e come siamo legati noi, probabilmente nessuno lo è così, con questo senso di difesa nei confronti della nostra intimità, della nostra peculiarità e bellezza. Quindi poi, nel 2016, organizzo una masterclass insieme a Vincenzo Paci a Palermo e lì rincontro il mio grandissimo amico Giuseppe Testa. Venivamo insieme dalla stessa scuola del maestro Giovanni Vilardi. Noi tutti compagni siamo sempre stati, come tutte le classi d'Italia, particolarmente affettuosi. E lì dissi: Giuseppe, dobbiamo organizzare il Canadetti si festa. Giuseppe, col suo animo bello, mi ha detto: Giovanni, assolutamente sono disponibili. E quindi abbiamo creato un momento di rincontro, quindi abbiamo
ho cominciato a contattare tantissimi amici e via di seguito. Abbiamo cominciato a fare piccoli appuntamenti. Io già lavoravo a Cefalù, abbiamo nel 2016 cominciato con uno spettacolo che si chiamava I Fiati del Mare, con musiche mie di Giuseppe dalla tradizione jazz e via di seguito. Poi da lì abbiamo cominciato il Canzoni City Festival, la prima edizione l'abbiamo fatta nel 2017, abbiamo pensato appunto di dedicarlo al primo grande clarinettista della storia dello swing, anzi ancora prima di Benny Goodman, che tra il 1906 e il 1907 cominciava già a suonare il suo swing, ed era Leon Roppolo, originario di Sala Paruta, un paesino del Trapanese, anzi un paese del Trapanese, con una memoria molto bella. E poi molti di loro chiaramente sono nati in America, e grazie a personaggi come Maestro Garcia, Ignazio Garcia, che è fondatore del Brass Group di Palermo, nonché dell'unica orchestra stabile italiana, che è l'Orchestra Jazz Siciliana, grazie al maestro Cavallaro, che è stato anche direttore del centro Gianco Reinhard, che ha cominciato a viaggiare, maestro, scusa, non Cavallaro, Locascio, maestro Locascio, Claudio Locascio, e incominciato a viaggiare tra New Orleans e varie altre città americane per incontrare le storie dei siciliani e di tutti gli italiani, e ha creato due libri molto belli, degli italiani e il jazz in America, e poi i siciliani in America. Sono circa 150, sono tutti grandissimi concertisti, clarinettisti, trombettisti, tutti sassofonisti, arrangiatori. E Leon Roppolo è stato il primo a partecipare al primo disco della storia del jazz nel 1917 insieme all'ensemble di Nick LaRocca. In seguito, quindi dedichiamo il primo festival a Leon Roppolo, e inventiamo una formula. Qual è la formula? Io ho incominciato, così come il mio solito, a osservare il mondo dell'organizzazione del clarinetto, dei festival, mi sentite? Sì, sì. Se parlo troppo mi fermate. Sì, no, non ti preoccupare. Poi con Carmelo qui avanti io mi sento felice. Poi c'ho il sorriso di Marcello e via di seguito. Quindi, dove ero arrivato? La formula del festival. La formula del festival, quindi allora pensavo, ho visto che tutti, insomma, in genere si organizzavano i festival con delle masterclass tradizionali, dove ogni insegnante magari portava con sé i propri allievi, e non era facile poter ipotizzare come prima edizione una masterclass del genere. Allora, da conoscitore della materia del marketing editoriale, che è un settore un po' particolare, ho incominciato a pensare come raggiungere l'obiettivo, non avendo noi la possibilità di arrivare subito agli allievi, perché non è facile, la Sicilia è un luogo molto particolare, perché in Sicilia si lavora molto con gli stranieri e via di seguito. Allora mi invento questa formula della masterclass in contemporanea, che vede insieme tutti i repertori del clarinetto, e i ragazzi praticamente potevano e riescono a mettersi in contatto, in relazione con tutte le formule sonore del suono, quindi dalla musica classica, il repertorio cameristico, sinfonico e via di seguito, solista e orchestra, poi il jazz, la musica etnica, la composizione. Quindi abbiamo cominciato a realizzare un festival particolare e incentrato sulla bellezza. Il sindaco di Cefalù e di altri paesi ci hanno accolto con braccia aperte. Noi ci siamo autofinanziati, perché non avevamo soldi, tranne ci hanno pagato la SIA, e in questo ringraziamo sempre. E chiamando all'attenzione tantissimi amici, perché la Sicilia ha circa 5.000-6.000 clarinettisti, forse anche di più, e in un attimo abbiamo realizzato questa idea. Poi Giuseppe Testa è direttore di una bellissima banda, la banda dell'Associazione Musicale Città di Cefalù, e quindi lì abbiamo portato lì la realizzazione del clarinetto e banda, il concerto.
e io poi ho strutturato un ensemble che si chiama Italian Solisti Clarinet, l'idea di comunicare col mondo mediterraneo, che anche lì è un mondo piuttosto affascinante e variegato, e ci sarebbe tantissimo. Ricordi 2 anni fa, sì, assistere a un vostro bellissimo concerto, pieno di energia, Cefalù, posto meraviglioso, e veramente un'altra bellissima realtà, ma poi conoscendo te chiaramente non vi erano dubbi al riguardo. Adesso purtroppo quest'anno, con tutte le problematiche, no, legate alla pandemia e quant'altro, tantissime situazioni sono saltate purtroppo, e speriamo che possano riprendere il prossimo anno, così, considerando questo 2020 un anno di riflessione. Quest'anno avremmo dovuto, il festival era già pronto, la 4ª edizione a gennaio scorso, infatti avevamo contattato tanti solisti, ringrazio la collaborazione di tutti i solisti come Antonio Fraioli, Piero Vincenti, Elisa Marchetti, anche dello stesso Gemino Calà e via di seguito. Avremmo dovuto realizzare la nostra 4ª edizione, ma abbiamo pensato bene, al di là di tutto, di fermarci e di continuare un po' online a sviluppare piccole idee. Essendo io e Giuseppe dei compositori, abbiamo pensato di scrivere la nostra musica dandola in regalo con amore a tutto il mondo clarinettistico, ed è stata veramente una bellissima esperienza che continua. Io ho scritto Sobrano Luz, poi ho scritto We Dream, ho scritto in tutto 6 brani, ne sto facendo altri. A proposito della composizione, nasce sicuramente dall'amore verso tutto il mondo concertistico della composizione clarinettistica. Io sono sempre stato vicino alla musica, alla nuova musica e ai compositori, perché muoversi dalla Sicilia non è stato mai molto semplice, perché ci sono tante storie, insomma, una terra mosaicale, molto individualista. Allora capivo che, stando accanto a tanta gente viva, cioè che potevo sentire, potevo toccare, potevo avere la possibilità di viaggiare e di andare un po' in giro e trovare degli interscambi. Per cui dico sempre a tutti i ragazzi, avvicinatevi ai compositori, alla nuova musica, perché sicuramente vi si aprono delle nuove porte e sicuramente avrete la possibilità di fantasticare insieme ad altre persone, e non sarete alquanto soli. È vero che lo strumento si esprime in solitudine, anche la nostra voce interiore che filtra attraverso la magnifica voce del clarinetto e della sua infinita poetica, ma sicuramente potremmo sempre più sviluppare delle novità. E adesso, Carmelo, stai facendo il segnale, vuoi dire qualcosa? No, vedevo il maestro Vincenti che aveva pensato. Stiamo andando verso, stavo per intervenire perché siamo verso la chiusura della nostra ora di trasmissione, e quindi volevo riprendere un attimo le fila del tutto per iniziare a ringraziare tutti. Io approfitto di questo prima di restituire la parola al conduttore. Vorrei lanciarvi un'idea, ve la lancio qui pubblicamente e in diretta online. Occhio a quello che rispondete. Voi siete 3 realtà incredibili, diverse tra di loro, altrettanto interessanti. Ce ne sono anche altre in Sicilia sicuramente che non abbiamo magari potuto coinvolgere per ragioni di tempo, eccetera. Sarebbe veramente interessante, e mi offro come coordinatore di questo, come Accademia Italiana di Clarinetto, sarebbe veramente interessante pensare anche una volta, una tantum, un festival siciliano del clarinetto itinerante, mettendo insieme tutte le vostre realtà e pensando a un qualcosa che venga proposto in maniera, unica.
un qualcosa di unico, con un'immagine unica della vostra terra, del clarinetto siciliano, che venga proposto come appunto festival itinerante in Sicilia. Secondo me sarebbe una cosa straordinaria e uso un termine che a molti farà storcere il naso ai puristi della musica, sarebbe un prodotto incredibile da proporre e da, come dire, far conoscere all'estero, secondo me. Pensateci, perché secondo me potrebbe essere una bellissima idea e sono disposto a parlarne in quel Va senso. bene, Piero, mi sembra un'ottima idea, anzi ti ringrazio, sicuramente possiamo raggiungere degli ottimi obiettivi. È inutile dire retoricamente che in certe situazioni è sempre normalmente l'unione fa la forza, ma questo secondo me potrebbe proprio essere un discorso, creare una sorta di brand interessantissimo, perché siete delle realtà di livello altissimo e proposte in blocco, uso un termine brutto, ma che rende l'idea, secondo me acquisterebbe una grandissima forza. Sì, Lascio la parola a Pippo Baudo. intanto vi ringrazio ancora perché volevo chiudere. Vi ringrazio ancora, è stato un piacere. Pippo Baudo l'ho incontrato nel 2007 a Sanremo con la canzone Il terzo pianista e devo dire che lui, Angelo, potrebbe essere un suo successore sicuramente. Ha una voce fantastica, un sorriso meraviglioso. Un abbraccio. Grazie, grazie Giovanni, grazie Piero. Niente, vi lascio 30 secondi a testa se volete salutare ancora qualcuno che non avete salutato, anche per risentire un attimino la voce di Marcello e Carmelo, così poi siamo in chiusura, come diceva Piero, siamo vicinissimi alla nostra ora di trasmissione. Io volevo E Giovanni, salutare un grande buonasera. clarinettista ancora, Giampiero Risico, che è un altro compositore improvvisatore straordinario, che è qui in linea. Ciao Giampiero. Grazie Giovanni, Carmelo, ci saluti. Non c'era Marcello, posso parlare io allora? Sì, Vai, 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 Giovanni. vai. Niente, Abbiamo rotto lì. io intanto ringrazio il maestro Piero Vincenti per l'opportunità. Vorrei salutare tantissime persone, ma ancora una volta voglio solo salutare tutti i clarinettisti che girano intorno a questi gruppi, perché alcuni clarinettisti nostri del Calamus suonano con Marcello. Una volta Giovanni ha fatto un mega concerto a Palermo e alcuni di noi sono andati da loro. Da noi non Bravo. c'è la divisione, non c'è condivisione, perché Infatti. siciliano normalmente è così. E Bravo. quindi volevo un'altra cosa ricordare: nel 2017 a Centuripe, con il maestro Piero Vincenti e il maestro Gabriele Binabassi abbiamo fatto un concerto dove loro hanno suonato La Vie Rose di Edith Piaf, una esecuzione memorabile. Mirabassi, Binabassi, scusi. Un saluto a tutti. Grazie, Abbiamo grazie Carmelo. fatto Mendelssohn insieme. Bravo, Io Mendelssohn, bravo. saluto tutti i miei amici clarinettisti e come dice Carmelo, noi ci siamo sentiti un sacco di volte, per noi la musica unisce, non divide. Speriamo di fare presto questo progetto che dici tu, Piero, che è molto bello, molto accattivante, anche perché se non mi sbaglio abbiamo battuto pure il record per il record Guinness dei primati per i clarinetti. Questo è scorretto da parte tua in chiusura di trasmissione, è una cosa bruttissima. Bruttissima. Va bene, grazie ragazzi. Grazie, grazie. A proposito di marketing, anche noi vogliamo ringraziare la Buffet perché anche grazie a loro abbiamo realizzato i nostri CD. Dai, ecco la pubblicità. Volevo salutare Salvatore Spera, che è un giovane clarinettista molto in gamba, molto in gamba. E Siamo che io bravi, Vincenti. ringrazio tanto anche la Buffet, anch'io, chiaramente. Scusatemi, ovviamente voi sapete tutti, io sono assolutamente amico di tutti, per me il mondo del clarinetto è uno e quindi seppur sia legato come tanti a determinati marchi, eccetera, io ho ottime amicizie con tutti. Parlavi di Giancarlo Isoldi, ci conosciamo da credo 30 anni, è una persona straordinaria, siamo tanto amici, ma come tutti gli altri amici della Selmer e quant'altro, quindi
sto veramente scherzando, perché assolutamente ognuno è liberissimo di suonare e di utilizzare i materiali che crede. L'importante è che però tutte le aziende sostengano il mondo del clarinetto. Questo è fondamentale. Qualunque essa sia, ognuno fa cosa vuole. L'importante, nel caso nostro, chiunque sia, per cortesia, non dimenticatevi mai il suono e la tradizione italiana, per favore. Saluto grazie tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio questi tre maestri meravigliosi, riflettete sulla mia proposta e se volete ci sentiamo presto. Grazie Piero, grazie maestri, abbiamo lanciato davvero dei bellissimi messaggi, abbiamo fatto conoscere in Italia e non solo delle realtà magnifiche che avete creato nella vostra Sicilia, siete stati di un'energia incredibile, spumeggianti, abbiamo regalato un'ora di davvero tante bellissime parole e soprattutto il messaggio finale che in Sicilia il clarinetto unisce e condivisione, così come dovrebbe essere la musica ovunque in tutto il mondo, un messaggio davvero eccezionale per chiudere questa serata magnifica passata con voi. Dimmi Piero, ormai è un rito. Scusami, ma devo rubarti altri 30 secondi, semplicemente per dire che con il Pippo Baudo del clarinetto alla mia destra, per voi che vedete alla mia sinistra, cioè quello su cui abbiamo riflettuto e questa puntata è il primo esempio, questi incontri con il maestro ovviamente hanno presentato i grandissimi solisti che noi conosciamo, c'è stato Giuffredi, Alessandro Carbonari, Fabrizio Meloni in primis, che sono i grandi nomi del clarinetto italiano nel mondo, ma io credo che sia, e crediamo sia veramente giusto dedicare e far conoscere ancora meglio, non che ne abbiano bisogno, ma far conoscere ancora meglio delle realtà importantissime delle quali la nostra Italia è piena. E siamo partiti dalla Sicilia semplicemente per un discorso di comodità. Adesso piano piano saliremo nel tempo, arriveremo al nord, ma è giusto presentare queste realtà. La Sicilia, secondo me, è una di quelle veramente straordinaria da questo punto di vista. Quindi questo è il motivo. Un abbraccio ancora a tutti, ci vediamo martedì, un abbraccio. Ma diciamo come sempre chi ci sarà. Esatto, quindi appuntamento a martedì, sempre ore 21, qui su Clarinetto Online, scoprirete l'ospite o gli ospiti della prossima serata, sempre sulla nostra pagina Clarinetto Online. Grazie a tutti per essere stati con noi, numerosissimi anche questa sera. Un saluto Giovanni, Carmelo, Marcello e Piero. Alla prossima, sperando di rivedervi presto anche dal vivo. Un saluto a tutti e buona serata. La prossima volta la trasmettiamo dalla Sicilia, questa è una promessa. Vai, saremo ospite. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao maestro. Ciao, buonanotte, ciao. Ciao Angelo.